questo nostro viaggio per EICMA 2021 siamo arrivati allo stand Suzuki, che quest'anno fa tripletta. Ci sono tre novità molto interessanti, non sono le uniche presenti sullo stand, però sono sicuramente le protagoniste. Di cosa si tratta? Beh, verissimo, innanzitutto a cominciare da questa moto su cui sono seduto, questa è la Katana versione 2022. In particolare, come vedete, questa ha una colorazione blu matte con dei tocchi in oro, ci sono i cerchioni in oro e la forcella anteriore in oro, che ne enfatizzano ancora di più lo stile, il design, la linea. La nuova Katana 2022 sarà disponibile anche in un'altra colorazione, che è un grigio particolare, in questo caso lucido, non matte, con i cerchioni rossi a contrasto, sempre a enfatizzarne il design e la sportività allo stesso tempo. Ma poi la grande novità, se vogliamo, oltre all'aspetto esteriore, sta nel miglioramento della tecnologia che adotta. La nuova Katana 2022 acquisisce la tecnologia Ride-by-Wire, ha un motore che è stato migliorato nelle sue performance, quindi oggi eroga ben 152 cavalli e beneficia anche di nuove mappe motore. E poi ancora il traction control e l'adozione del quick shifter up and down. Quindi una moto davvero migliorata sotto tutti i punti di vista. E questa è la prima, se vogliamo, delle tre novità della tripletta, come giustamente tu hai ricordato. Le altre due sono due livree speciali, particolari, che vogliono andare a celebrare i successi nel racing di Suzuki. Quest'anno pensa che Suzuki ha vinto il 20° titolo nella categoria Endurance, un dominio, direi un predominio assoluto, che abbiamo voluto celebrare con questa livrea speciale, particolare, che è rappresentata sullo stand con questa GSXS1000, che come vedete replica proprio la grafica della moto che ha vinto il 20° titolo. E poi non potevamo non celebrare anche il titolo mondiale MotoGP targato 2020 per mano di Johan Mir, e così abbiamo voluto fare anche su questa una replica della livrea della MotoGP. La particolarità di queste due versioni, di queste due livree, è che saranno disponibili sia sulla GSXS 1000 che sulla GSXS 950 a richiesta del cliente.